Quello che state per vedere è un video brutto, dove persone incapaci fanno cose per cui non sono competenti in un momento di follia. Buona visione. Nel frigo ho trovato queste piadine che sono scadute quasi 10 giorni fa. E quindi ho pensato, perché non farle prima di buttare invece che buttarle via? Tra l'altro io non sono capace di fare le piadine perché mi vengono sempre una schifezza e quindi ho chiesto l'altro giorno a Matteo quando è stato qua, visto che lui è romagnolo o emiliano, come si fanno correttamente le piadine. Lui me lo ha spiegato e quindi oggi proveremo a fare le piadine. Quindi un video completamente diverso dal solito, ma d'altronde ormai su YouTube Italia tutti quanti fanno cucina, perché mai io dovrei essere da meno. Peraltro ho anche l'occasione di rubare un'idea di qualcun altro, perché non la possiamo fare. Quindi bando alle ciance e andiamo a incominciare. Per prima cosa prendiamo della carta da forno, rubando invece questa volta un'idea di Letizia, capite perché io faccio le collaborazioni, così posso rubare le idee agli altri youtuber, che è quella di utilizzare la carta da forno per evitare di sporcare la piastra elettrica. Ne prendiamo un bel pezzo, poi ci spostiamo un po' più in qua, apriamo la nostra piastra, o l'è bella calda perché l'ho messa a scaldare prima, magari. Apriamola in modo corretto, ecco qua, stendiamo su la carta e quindi andiamo a posarci sopra. Una piadina già bella rotta. A questo punto, come mi ha detto Matteo, seguendo attentamente le sue istruzioni, andiamo a metterci il formaggio. Magari ci andrebbe del formaggio di maggior qualità, ma siamo mica qui a guardare queste cose, no? Quindi prendiamo semplicemente della sottiletta e ce la mettiamo sopra a pezzi più o meno piccoli, più o meno grandi. Vediamo un po' come fare. Vediamo che intanto già lentamente la sottiletta tipica romagnola si sta sciogliendo. E qui mi sto prendendo un po' di bestemmie da bolognesi o gente di Rimini, Riccione, Milano Marittima, che sa come si fanno le piadine a differenza mia. Poi prendiamo del prosciutto del più economico possibile, di quello da 90 centesimi al discount. E lo andiamo a stendere sopra la nostra piadina prosciutto e formaggio. Magari lo facciamo anche a pezzi in modo da riempire meglio gli spazi a nostra disposizione, tipo qua, magari prendiamo un coltello, giusto proprio per non fare la porcheria più totale. Tagliamo di qua a metà le fette di prosciutto, che sono sennò troppo grosse, e andiamo a coprire la nostra piadina in questa maniera, ecco qua. Voi vi chiederete che c'entra questo wurstel, semplicemente non mi andava di sprecare questa parte di piastra e quindi ci ho anche messo un wurstel a cuocere nella parte di là. E siccome questo avanza, no, anzi non lo facciamo avanzare, lo tagliamo a metà ulteriormente. E facciamo questo lavoro qua, mettiamo metà di qua e metà di qua, anzi il contrario, perché questo è un poco più grosso e copre meglio il buco. Ancora più lungo. A questo punto metterei dell'altro formaggio qua sopra, sempre sottilette, mentre qui lentamente il formaggio sotto si scioglie. Per chi non lo sapesse, a parte le battute, l'idea della carta da forno me l'ha data Letizia del canale Vivi con Letizia, con cui ho fatto quella famosa collaborazione della fornovaligia, ed è il modo più semplice per non dover poi mettersi a lavare la piastra. E non mi capacito di come una persona pigra come me non ci avesse mai pensato prima. Però, di fatto, non ci avevo mai pensato prima. Quindi grazie Letizia. Adesso andiamo avanti qua, mettiamo un altro poco di formaggio, tipo così, così un po' come viene. E aspettiamo un attimo che si cuocia. La cosa che mi sono dimenticato di dire è che ovviamente Matteo non mi ha detto quando è tempo di chiudere la piadina, perciò aspettiamo che il formaggio si sciolga, che impregni bene bene il sottostante, e poi chiuderemo la piadina e la piastra in modo che si possa cuocere di sopra e di sotto nella maniera più corretta possibile. È incredibile che io stia facendo un tutorial di cucina, peraltro su una ricetta che manco conosco perché non sono capace. Vedete come lentamente il formaggio si sta sciogliendo? Mentre aspetto, mi piace mangiucchiare. Niente male, quasi cotto il giusto. Ah, già, c'è anche il pane da tirare dal congelatore, tipo questo qua. Lo mettiamo a scaldare qui, tra l'altro vedete staccato a morsi ieri. Il formaggio si sta sciogliendo. Dite che sia il caso di piegarla. Proviamo a fare questa prova della verità, a vedere se piegandola non si spacca. Sta
sta incroccantendo comunque, quindi dai, facciamo la prova. Olè. E signore e signori, quasi quasi si è spaccata. No, in realtà no, in realtà no, in realtà no. In realtà vorrei farvi notare che si è spaccata solo qui, dove peraltro era già rotta, mentre per il resto è rimasta integra. Quindi forse, forse, una volta tanto ho imparato qualche cosa in cucina. Boh, chiudiamo. Abbassiamo un po' con la potenza. Questo è ancora di legno. Qua che conviene. Poi fai una passatina nel microonde mentre aspettiamo che questo cuocia. Nel frattempo il pane è uscito dal microonde, bello morbido. Non mai. Vediamo se sia un pochino cotta, se la mozzarella e il prosciutto qua si sono un pochino amalgamati e la struttura un poco seccata. Dai, non sembra stia venendo tanto male. Proviamo a capovolgerla. Ci avrò messo qua il bastone. Sta registrando qua. Ah! Di quarto grado della scala Mercalli. Che tra l'altro ci dovrebbe essere anche un gradino intermedio di chiusura di sta roba. Mannaggia loro. Bisognerebbe dire una cosa. Lasciate che le piadine le facciano solo i romagnoli che sono capaci. Non guardate me, non imparate da me, imparate da chi è capace davvero. Dai, com'è? A sto punto la tiro e me la mangio. Ne ho mangiate di fatte peggio comunque. Si è ovviamente incollata nella carta, e quando mai. Mi sto ustionando un'altra volta. È uscito tutto il condimento e si è andato spappolando sul tavolo. Culo. Ma perché io mi metto a fare queste cose? Non si riesce. Questo lo chiudiamo. Non seguite il mio consiglio, le piadine meritano di essere fatte molto molto meglio. Vabbè dai, alla fine non è neanche venuto tanto male. Beh, è venuta meglio di quelle che faccio di solito. Va bene, ho capito, una porcheria. Comunque sia, io vi lascio qua degli altri video più pertinenti al mio canale da vedere. Vi prometto che di queste porcherie non ne farò più, però non resistevo proprio a fare un video di cucina pure io. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!